Dai, dai, dai. Vai, vai. Ok, sì, effettivamente non è bellissimo da vedere quella cosa così, però vediamo se funziona. Se ora me lo zappa tutto il terreno o se non mi rimane. Non funziona, la furbata non ha funzionato, signori. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. E allora leviamo un blocco di terra qui e ci mettiamo l'acqua. Guarda, dovrebbe piacergli, infatti. E poi ne mettiamo un altro qui che penso dovrebbe piacergli pure. Giusto? Forse fino a qua sotto non ci arriva. Forse fino a lì sotto non ci arriva. Voi che dite? Ci arriva invece fino a qui sotto. Fino a qui. Fino a qui ci arriva. Dai, dai, arrivaci fino a qui. Dai, zio, dai, zio, dai, zio, dai, zio. Credo in te. Io credo in te. Dai, 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 cazzarola. Arrivo qua. Arriva qua. Arrivato. Mitico, mitico, mitico. Ok, allora. Andiamo a recuperare tutto quanto i lambradan di cose che abbiamo. Di cose che abbiamo in giro per l'universo. Di cose che abbiamo in giro per l'universo. Sali di qua, sali di qua, sali di qua. Allora, dovremmo avere una botta di semina da qualche parte. Non mi dire no, c'è tutta questa parte da mangiare. Affan cucchio, affan cucchio. Veloce, 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 veloce. Allora, abbiamo tutte cose qua. Sì, allora abbiamo i semi, abbiamo i semi. Abbiamo 5 patate. Che non sono bene in canale e non abbiamo più un cazzo. Ok, portiamoci nuovamente l'altra zappa, che è tanta roba. L'altra zappa, che è tanta roba. Ok, riprendi. Allora, direi di recuperare questo. Dammi i semini. I semini li spariamo tutti qua. Così. Se l'acqua è arrivata fino a lì, non arriva qui. Che cazzo di che cazzo la stai a parlare? Ok. Precisi. E che ho fatto? Che l'avevo sfilato a tavolino? Precisi, precisi, precisi. Ok. Ieri, oggi e domani fanno una mostra scambio per ricambi auto e moto. Io ci sono andato ieri a cercare una cosa ben precisa, un oggetto ricercato da praticamente tutti i restauratori in quest'anno. Non devi dire che io l'ho portato via lasciandolo senza nulla. Quelli sono andati oggi e andranno domani. Se ne stava solo uno in vendita in tutta la mostra. Ce ne stava solo uno. Ma di che cosa? Di che stai a parlare, Ianco? Che acquisto hai fatto? Quindi 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Giusto? Ok, e poi invece da questa parte abbiamo fatto 1, così. E questo lo mettiamo qua. Mi serve tutto questo? No, perché ho solamente 5 patate, quindi non facciamo niente. 1, 2, 3, che però ho sbagliato, perché abbiamo detto che le patate dobbiamo metterle solo lungo una fila. Quindi così. Oh, perfetto. Iniziamo ad avere un po' più di cibo dignitoso. Un po' più di cibo dignitoso. Ora mi dai della terra? Sì, no, dammi sempre il secchiello. E recuperiamo quest'acqua che ho messo qua sotto, brutta forte. Ah no, certo, questa è quella. Ok. Sto attento a non levare quella. Allora, facciamo una cosa, dammi la terra. Andiamo a fare una cosa brutta, brutta, brutta. Allora, ho proprio sbagliato il giro. Ok. Ma cos'è? Pure una cavalla con la B alla corsa allievi, è arrivata quarta. Ha guardato un ragazzo di Napoli, Pasquale bevi l'acqua.
occupi di corse di cavalli ora, Gianni? Sono dei fianchetti per i motorini. Ciao, prima serie. Ne hanno prodotti praticamente solo 42.000 copie. Me ne serviva perché ho recuperato un ciao che necessita di quel ricambio in particolare. Sai che io ce l'ho un ciao? Un ciao rosso, completamente smontato, perché l'avevamo smontato perché era di un mio parente. Smontato, che andrebbe un attimino sistemato, solo che non l'abbiamo smontato, non c'è stata più la voglia di rimontarlo praticamente. Però che cazzo era? Che cos'è quest'acqua qui? Mi fai buttare questo secchiello d'acqua? No, non me lo fa buttare, mi deve per forza far levare manualmente questo. Ok, leviamolo così. Questo va bene. E questo me lo chiudi pure così. Ok, così. Abbiamo messo intanto una toppa sulle situazioni dell'acqua. Sulle situazioni dell'acqua che già è tanta roba. Ok. Io al solito sono scemo perché giustamente di qua non posso risalire. Dobbiamo fare anche i fianchi a questa struttura che ora capiamo un attimo come andrà a fare perché non abbiamo più tutto questo legno. Però questo l'abbiamo fatto ed è già tanta roba. Ok, e si sale su. Ok, sono bruttissimi quei così così. Ma che c'è da fare? Non c'è niente da fare, dovrei metterci tutto in giro. E 68. Ciao Special, che necessita di quei pezzi, ma per quello che tiene te è un modello tipo Pix o uno vecchio, nel senso che ti tiene sul parafango o sul portapacchi? Il fanale ti tiene sul parafango o sul portapacchi? No, mi sembra sul parafango quello che avevamo noi, parafango posteriore, sì, mi sembra che fosse sul parafango. Ok, e qua ci siamo arrivati. Ora, siccome noi abbiamo 70.000 tipi di canne da bambù, io procederei a fare, però ho fatto tutto. Ho fatto tutto col coso io. Vabbè, però lo lasciamo così, ma mi secca sinceramente. Mi secca sinceramente. Dobbiamo completare tutto il giro qui. Però è un peccato consumare tutto il bambù per fare tutta questa cosa, no? Nel senso tutto il legno di quercia per fare questa situazione così. Quindi andiamo a recuperare un pochino di bambù. Così ci mettiamo bello. Vecchiotto allora, potrebbe essere qualsiasi modello prodotto dal 67 e 79. Sì, vecchiotto sì, vecchiotto sì. Però no, ti ripeto, non so dirti di che anno stiamo parlando. Vedi, basta fare con un colpo di spada e cadono tutti. Io che perdevo ogni volta la vita per cercare di. Dai, così. Ah, perfetto. Recupera tutto il bambù esistente al mondo. Ok. Recupera. Non mi dica che non ho più spazio in inventario. No, perfetto. Recupera qua. Purtroppo è esploso un creeper. Quindi abbiamo un piccolo problema di buchi. Che un giorno saranno sistemati, un giorno, non si sa quando, ma un giorno saranno sistemati. Dobbiamo anche sistemare meglio questa farm di bambù perché così è brutta. È poco dignitosa, poco bella. Ma sai che a volte il valore che hanno preso negli ultimi anni, i primissimi tra poco passano, ma allora passano in valore le vespe, un consiglio che ti do, quello di tenerlo sistemarlo con calma. Nel tempo il valore sarà, eh sì, lo so, giustamente col tempo il valore salirà. Il problema è poi avere la cosa di rimontarlo praticamente e di rifarlo funzionare. Quello è il piccolo problema alla base. Quanti me ne riesci a fare? 64, 64 me ne fai? Ok, dopodiché tu mi fai questi così. Ok, ne abbiamo 35. Fai così, fai così e fai così. Sbam, 51.
Vediamo con 51 cosa riusciamo a fare. Intanto dormiamo sicuramente. Tanto dormire sarebbe molto importante. Dopodiché, massa anche poco per non farli funzionare più. Lo so, lo so, lo so. Allora, io direi che di qua questo lo leviamo. Decisamente sì. Ok, iniziamo a utilizzare quello di bambù. Anche se non è bellissima perché non va. Oh, Alex, bentornato in live. Perché non fa, non spezza con la situazione, ma noi ce ne frega poco. Ok. Dovuto fare una telefonata per stasera? Organizzarti stasera? Far festa? Dillo, dillo, dillo. Dillo, dillo, per far festa stasera? Tanto facciamo così e chiudiamo tutto. Ora con calma capiamo come andare avanti. Tanto li abbiamo finiti. E questa già è una grandissima rottura di scatole. Dobbiamo andare a fare altro bambù. Che però io qua dovrei avere una botta. Dovrei avere una botta di bambù. Sì, ce l'abbiamo. Uno, due, tre. 5, 6, 7, 8 e 9. Poi ho sbagliato perché a me intanto mi interessava fare qualcuno di questi stickettini. Guardate, facciamo così, fai così, fai così, fai così, dai, è così. Spaccalo di lì. Con questi ci fai gli altri stickettini e vediamo da dove arriviamo. Rispondi bene a Maullo. Basso, devo fare una telefonata. Nice joke, bro. Sì, ma praticamente ho un amico che mi accompagnerà al locale in macchina. Ah, ok. Una torcina. Ok, signori, finalmente stiamo completando questi progetti che sinceramente fare off camera è una gran rottura di scatole. Quindi tanto vale, uno li fa in live, almeno sta in compagnia e si passa il tempo. Ok, allora, mi servono tutti questi? Ma sì, ma noi li trasformiamo tutti. Trasformiamoli tutti quanti. Perciò non mi avete detto se state seguendo la serie di su PES? Non vi garba? O vi garba? Ok, fai così, fai così e fai così. Perfetto. Poi fai così, ok, e poi fai così, così e così. Questi per completare il giro mi dovrebbero bastare, no? Penso di sì, anche perché questi li andiamo a levare. Ok, questi abbiamo levati, completiamo il giro di qua. Ok, oh, tanta roba, signore, tanta roba. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace. Abbiamo tanti assi di bambù e quindi direi che si può fare questo così, facciamo in maniera diversa. Leviamo questo. Che si tratterà di rompersi e ci mettiamo questo di qua. No, 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 detto questo, mannaggia te a chi non te lo dice pure. Allora, mettici questo di qua, così, perfetto. Sta ricalando la notte, non ci posso credere, dai, che cazzarola. Questo lo mettiamo di qua, così, perfetto. Così scendo direttamente con questi signori, non... E non stiamo lì a stare 3 ore, andare a prendere il legno dall'altro lato, il legno di quello, il legno dell'altro. Facciamo direttamente il taglio così. Ok, ora ci buttiamo a mare. Le patate stanno a crescere. Signori patate, dovete crescere. Ci buttiamo a mare da dove? Da qua. Sta terra lì è proprio brutta.
e facciamo le colonne che scendono, ovviamente non fino in fondo perché sennò perdiamo itteri itteri. Vai così, vai così, vai così, vai così, siamo più o meno a quell'altezza, se tra l'altro quello neanche ci arriva, no, sti blocchi di terra così dobbiamo levarli. Sono brutti forte, sono brutti forte. Ora ci mettiamo di slab. Tanto ce l'abbiamo quella cosa. Dai così. Ci abbiamo bambù a tinchite, come si suol dire. Ok, uno, ok, due, ok, tre, ok, quattro e ok, cinque. Perfetto. Così quantomeno un pochino l'abbiamo camuffato. Abbiamo ancora degli slab, no? Sì. Questi vediamo perché se sbaglio cacchio parecchio. Mettiamo lo slab lì. Vediamo il blocco di terra. E rimettiamo lo slab così. Dovrebbe funzionare lo stesso. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Sì, inganniamo il sistema, signori. Vai di qua, metti così, e metti così, bene, ma mettilo di qua, e qua fai l'altra apertura, fai così, fai così. E fai dietro così, ok. Mi manca quello di là. Fai così, fai così, fai così. È brutto, lo so, ma è l'unica soluzione che potevamo praticare per sistemare la situazione. Ok, andiamo verso, vediamo. Si vede che quindi sono in area precisi, non ci posso fare nulla, ci serve tantissima terra per arrivare là in fondo e in questo momento non c'ho proprio voglia di fare questo discorso della terra. Intanto ci siamo portati a casa questa situazione. Abbiamo ora finalmente una zona di ortaggi che mi piace, potremmo a questo punto o continuare ad allargarci di là e fare la nuova farm di bambù e quella eliminarla, che viene pure bella grossa, fare un altro ponticello da quel lato e fare la farm di bambù. Oppure potremmo andare a costruire il portale del Nether. Perché gli animali dove potremmo metterli? Gli animali potremmo metterli di qua. Però effettivamente a me la farm di bambù serve vicino in casa perché il legno. Quindi andiamo a fare la farm di bambù da questo lato. È deciso. Il centro di sta cazzo di casa dov'è? Qua. Quindi tu sei sacrificato. Via. Ciao, ciao, ciao. Tu e tu. Via, eliminiamo queste due cose in più. Allora, andiamo a fare il passaggio per la zona di bambù. Ma porca, mi tocca tornare indietro. Ma porca miseria, che cazzo di sbaglio che ho fatto. Allora, la farm di bambù a noi ci interessa grossa e grande. Vogliamo lasciare uno spazio intramezzo, così in modo tale che passo, spacco e recupero tutto senza bisogno di fare i saltelli, ma i saltelli li farei comunque, sì. Sì, i saltelli li farò comunque, quindi non ha senso. Facciamo un ponticello più piccolo, normalmente cascando. Facciamo un ponticello solamente più piccolino. Sì. Dopodiché io direi di allargarci, perché no, il ponte lo facciamo finire qui, così mettiamo il giro di assi di bambù di qua. Sì, l'abbiamo fatto un pochino più piccolo, così, 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 e di qua già mi parte il giro, ok? Andrei a fare ponti troppo lunghi che poi uno dice, ok,
Di qua mi parte il giro. Aspettate, devo mettere una ruota da quel lato, non l'ho fatto. Un dubbio, sì, ho fatto il perimetro. Il perimetro abbiamo fatto di quanto? Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di 11, quindi 5 e 5 è quello centrale. Ok. Vedi quanto bambù andiamo a creare, signori? Vedete quanto bambù andiamo a creare? Allora, abbiamo 1, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 che già gira. Ok, poi fammi mettere velocemente l'altro dall'altro lato. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, così riusciamo anche a fare la nuova farm di bambù. La nuova farm di bambù. Se no io poi questo video lo taglio tutto e lo ricarichiamo decisamente sì. Allora, però tutto il legno non lo voglio consumare, diciamo così. 36 mi bastano, 64 te a voglia penso proprio di sì. Allora 1 2 3 4 e 5, perfetto. Di quanto lo facciamo lungo? Almeno di 10. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta tutto questo pieno di bambù? Ehi, poi la top 11, perché sei proprio tu, dai. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi andiamo di qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dettagli, non facciamoci troppe domande. Andiamo a fare il perimetro di bambù. Ok. Dai, così. Facciamo il bel perimetrozzo di bambù. Si vola. Giustamente il bambù non mi basterà mai nella vita per fare tutto sto giro, però riuscissimo a fare questo. E il grano, tra l'altro, dovrei avere anche delle ossa, se non sbaglio. Quindi ossa uguale buon mil uguale possiamo far crescere più velocemente le patatozze. Quindi potremmo anche un attimino ipotizzare di fare altri slab di bambù. E cosa potremmo ipotizzare di fare? Allora, ho altro bambù da poter sfruttare? Sì, quante ce ne vengono? Ragazzi, la sono 52. 52, il bambù la sta a crescere. Intanto io penso che... Porca. Ma porca miseria. Dai, così, perfetto. 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. Ok. E qua dobbiamo metterci una terra però. Sì, perché il bambù cresce pure sulla sabbia. Il bambù cresce pure sulla sabbia, ma deve fare tutto il piano di sabbia e non mi piace la cosa. Aspetta, fammi vedere se da quel lato si vede molto la terra sotto. Ah, vabbè, dai, ci sta. Andiamo a recuperare una botta di terra di nuovo, signori. Alla caccia della terra! Alla caccia della terra. Ma in tutto questo, ragazzi, ne l'ho recuperata? Sì. Allora, scusatemi, perché non mi creo una bella pala. Così spaliamo l'impossibile. Allora, questa mettila qua. Questa fai così e andiamo a creare magari due pale. Manco una ne possiamo fare. Ma porca miseria! Ma io veramente, boh. Ah, facciamo così, va bene. Palla fine alla sua distruzione, dai, dai, recupera la terra. Abbiamo un bel po' di spazio di terra da dover andare a coprire. Poi uno dice, ma con tutti questi alberi che c'è qua, perché? Perché i bambusini crescono, che è una cosa, che è una cosa meravigliosa. Io è la prima volta che sto giocando a Minecraft con... La versione 1.20 in cui con i bambù puoi fare praticamente il cacchio che vuoi.
Ed è spettacolare. Dai così, dai così. Ok, a quanto siamo? 64 più 1. Bastano 64 più 1, dico è vero e verità, ma 64 più 1 mi pensano che basta. Recuperiamo un altro po' di bambù così al volo per iniziare la nostra raccolta. Cazzarola. Cazzarola, cazzarola, cazzarola. Ok. Serie di bambù recuperati, serie di bambù recuperati, serie di bambù recuperati. Ok. Andiamo velocemente. Veloci, 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 veloci. Allora, iniziamo a piazzare la terra. Ah, sempre però il tratto centrale dobbiamo lasciarlo, perché se io devo passare per andare nella costruzione che faremo a continuare da questa, decisamente sì.